Buongiorno a tutti, una pillola sulla lettura melodica a due voci. Siamo nell'ottava, possiamo giocare con la presenza anche di più attori, tocca a voi cantare quando canto una voce sola, tutti i giochi per impadronirsi della lettura ma già anche della relazione con l'altra voce, per cogliere gli unisoni, gli intervalli di quinta, gli intervalli di ottava e cercare di intonarsi vicendevolmente. C'è una novità, un nuovo argomento, che è quello del ritornello. È una novità piccola, ma da comprendere è importante perché ci aiuta a comprendere delle forme un pochino più ampie. Poi ci sarà una nuova proposta simile a quella della pillola precedente. C'è una melodia data uguale e tre esempi di accompagnamento con la seconda voce. Sono esempi a volte statici con pochi suoni, a volte più articolati, per imparare un pochino a come il discorso nella musica può essere interessante anche sotto melodie molto semplici. Questo serve ad affinare il nostro gusto e a pensare con la nostra fantasia a come potrebbe essere proprio il discorso armonico sotto quel canto. Parliamo adesso di un argomento semplice, ma che condiziona molto la nostra lettura musicale. Dunque, voi sapete che in un brano musicale l'indicazione del tempo ci dice che le misure si succedono con una certa regolarità e alla fine abbiamo generalmente la doppia stanghetta. In più forme, nella canzone, ma in tantissime altre, c'è il caso frequente che si debba ripetere una certa porzione di musica, cioè la stessa melodia, la stessa armonia, lo stesso tema, devono ritornare più volte. Questo anche per economia di spazio, diciamo, no? Per non scrivere tutto disteso. E quindi c'è bisogno talvolta di ritornare indietro. E per questo c'è appunto un segno che si chiama ritornello. È molto semplice, è dato da due stanghette vicine con i due punti. E questo segno ci dice che bisogna tornare indietro. Di quanto? Se è il primo segno che incontriamo, questo, si torna all'inizio del brano. O altrimenti, l'avremo incontrato, si va a cercare andando indietro il segno opposto. Allora, quando io arrivo dall'inizio, considero questo segno, me lo ricordo, vado qui e questo segno mi fa rimbalzare qua. Poi ripeterò e andremo avanti. Quindi è un segno che dice che una porzione della musica va ripetuta. Ci sono poi più casi, ovviamente, più situazioni. Ad esempio, io ho il mio brano. Questa è un'altra cosa frequente. E cosa succederà? Io faccio il mio canto, trovo il segno del ritornello, torno indietro e la seconda volta, invece di andare fino in fondo, fino al ritornello, siccome c'è scritto 1, salterò direttamente alla parte 2. Quindi farò solo una porzione della parte, la ripeterò e poi la conclusione sarà in fondo. Questo a mandare avanti e indietro c'è nella musica, si trova, troverete poi anche a volte magari dei segni particolari che dicono che si deve passare di qua, andare di là, ma per ognuna di queste indicazioni ci sono sempre delle spiegazioni di cosa si fa. Questo ci ricorda che la musica è composta anche a moduli, e quindi ci sono delle parti che possono essere riprese, ripetute,
questo fa parte anche dell'equilibrio generale della composizione. Vediamo un piccolo esempio di questo ritornello. Io nella prima riga ho Do, Re, Mi, Do, Re, il mio segno di ritornello. Cosa vorrà dire? Che la prima volta Do, Re, Mi, Do, Re, torno da capo e la seconda volta farò Do, Re, Mi, Re, Do. Un altro esempio. Do, Sol, Fa, Mi, Re. Ritornello. La prima volta è questo e la seconda volta è questo. Quindi, prima. Do, Sol, Fa, Mi, Re. E la seconda, torno indietro. Do, Sol, Fa, Sol, Do. Quindi è molto chiaro. Per esempio, la situazione 1 lascia la porta aperta, chiede una ripetizione e ci dice che non è finito il brano, e invece 2 si occupa della chiusura. Do, Sol, Fa, Mi, Re. Do, Sol, Fa, Sol, Do. Una semplice melodia a 2 voci, tocca anche a voi cantare con noi. Ormai siamo con le crome nell'estensione di ottava e abbiamo già qualche brano abbastanza interessante. Do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, re, do, ti, la, sol, do, ti, la, sol, sol, la, ti, do, ti, la, sol, do, ti, la, sol, sol, do, ti, do, re, mi, do, re, do, do, ti, la, sol. Sol, fa, fa, mi, re, sol, mi, re, do, fa, mi, sol, sol, fa, mi, re, do, 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 Ti, la, re, sol, mi, fa, sol, do, ti, sol, do, la, re, mi, sol, do, fa, mi, re, re, do, mi, re, do, do, ti, la, sol, sol, fa, mi, re, la, sol, sol, do, ti, mi, la, re, sol, 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 la, fa, ti, do, ti, la, sol, do. Scegli tu la seconda voce che preferisci, c'è una melodia data, 3 possibili accompagnamenti,
Sarebbe molto bello riuscire a impararli tutti e tre e a gustare la differenza tra loro, perché questo crea varietà armonica anche, e anche dove ci fossero dei brani che si ripetono in qualche modo, possiamo articolare il discorso in modo che c'è la ripetizione, ma mai la noia. Do mi do re sol fa mi re mi re do re mi do la re do ti la ti do Sol fa mi do mi do re sol fa mi re mi re do re mi do la re do ti la ti do mi do Sol fa mi re mi re do re mi do la re do ti la ti do mi do re sol fa mi Do re mi do la re do ti la Sol ti fa do. mi. Eccoci arrivati al termine di questa pillola che conclude la parte dedicata all'intervallo di ottava sol sol. Procederemo su argomenti affascinanti, ma più complessi. È molto importante, prima di procedere, avere chiarezza e anche un po' di pratica nella palestra sull'estensione di ottava. Abbiamo parlato della pratica a due voci, abbiamo introdotto i ritornelli con qualche esempio e abbiamo cominciato a fare il discorso delle variazioni armoniche nell'accompagnamento di un canto. Poi la questione diventerà sempre più importante, potendo anche cambiare i do in futuro, ma nella tonalità è possibile scovare dei tesori con dei semplici accorgimenti nell'accompagnamento delle melodie. Grazie, alla prossima.